Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come venerdì, classico appuntamento con la nuova promo e si tratta delle FIFA World Cup Stories, ovvero giocatori che hanno qualcosa da raccontare per quella che è stata la loro esperienza mondiale, visto che siamo appunto ancora durante lo svolgimento dei tanto discussi mondiali in Qatar. Perdonatemi se gli scorsi venerdì non vi ho portato le preview, ma purtroppo mi sono ritrovato al Milano Games Week e quindi non sono riuscito a registrare. Ma oggi recuperiamo, andiamoci a vedere subito quali sono le carte più interessanti uscite oggi. Partiamo subito a cannone con la miglior carta, a mio avviso, di questi World Cup Stories, ovvero Virgil van Dijk. 92, per cui prende un più 2 rispetto alla sua carta oro. Innanzitutto ci tengo a precisare che queste sono carte statiche, per cui non si upgradano, non sono dinamiche, non devono fare nulla di particolare perché rimangono sempre così. Rispetto alla carta 90, l'upgrade è un più 3 di accelerazione e un più 2 di velocità a scatto, che a mio modesto modo di vedere non è che cambiano chissà quanto la fisionomia di questo Virgil, se non il prezzo, che sarà alle stelle, perché è una carta che si porta dietro tanto hype. Poi abbiamo un più 1 di tiro, un più 1 di passaggio, un più 2 di dribbling, un più 1 di difesa, un più 2 di fisico. Onestamente toccherà vedere il rendimento in game di un giocatore che abbiamo già avuto modo di conoscere nella sua versione base, ma a guardarlo così io sincero non mi aspetto tante differenze rispetto all'altra carta e probabilmente preferisco ancora il buon Kalidou Koulibaly, che deve upgradarsi e potrebbe anche, perché no, fare la magagna di andare ai quarti di finale e prendere un upgrade. Lo scopriremo. Altro giocatore uscito è Gareth Bale, che qui ha un bel upgrade significativo, perché rispetto alla carta 81 si becca un più 9 di velocità, più 8 di tiro, più 9 di passaggio, 9 di dribbling, 8 di difesa e 14 di fisico. È un 4 skill 3 piede debole, sinistro piede preferito, 1,85 m. L'unico problema di questo giocatore qua è che purtroppo ha fatto la scelta di uscire dal calcio che conta, andarsene in MLS Los Angeles Galaxy e risulta praticamente inibridabile, perché gallese c'ha un pessimo campionato. Qualora questo magari ve lo ritroviate, non scambiabile, potrebbe essere un super sub interessante, visto che potrebbe essere schierato centrocampista in un centrocampo a 3 con propensione un po' più offensiva, visto che ha quelle caratteristiche fisiche giuste secondo me per poter interpretare quel ruolo. La corsa è controlled, quindi non lo si riesce a boostare, o forse sì, no, perché la differenza massima potrebbe essere giusto un explosive, ma su questa carta non è che cambia più di tanto. Quindi onesto, c'ho poco da aggiungere, perché è un giocatore che ahimè non è troppo utilizzabile. Altra carta molto carina è quella di Bruno Fernandes, che ricorda un po' i fasti di FIFA 20, dove beccava 857.000 versioni, FIFA 21 anzi, mi pare. 4-4, quindi prende il boost per quanto riguarda il piede debole, più 8 di velocità, più 3 di tiro, più 3 di passaggio, 4 dribbling, 4 difesa, 4 fisico. Quindi risulta molto più completo, è quasi un Gullit Gang se non fosse per quel 71 di difesa. Infatti lì è un po' deficitario nelle stats difensive, però alto alto come work rate. Quindi caruccio, sia da giocare a 2 con uno più difensivo, sia da giocare a 3. Eviterei di fargli fare il trequartista perché non corre praticamente, però un try a questo Bruno Fernandes glielo si può sicuramente dare. Occhio però al prezzo, soprattutto inizialmente, perché essendo portoghese lo United hypatissimo. Marco Asensio parte da ATT, come suo ruolo principale. È un 4-4, rispetto alla carta base prende più 9 velocità, 6 tiro, 3 passaggio, 6 dribbling, 6 difesa, 8 fisico. Discretamente veloce, sicuramente bisogna dargliene atto. Stile di corsa explosive, dei buoni passaggi, una buona agilità, penalizzata però da un body type average dal 1,82 m di altezza e dal 70 di forza, per cui onesto non so se andrei a investire troppi soldi su di lui, perché piuttosto magari ci ha insufati in quel ruolo. Da esterno non fa troppo la differenza, perché non ha la quinta skill che ti può dare quel briciolo di imprevedibilità. Quindi a meno che non vi serve proprio quello del Real Madrid per linkare qualcosa, ma comunque c'è Valverde per linkare magari un Mendy, o non mi vengono in mente altre carte se non Vinicius nel Real Madrid, credo che è bypassabile anche lui. Quello che invece potrebbe essere molto interessante è questo Rashford, perché rispetto alla carta 81
prende più 5 di velocità, di tiro, 7 di passaggio, 5 di dribbling, 9 di difesa e 10 di fisico. E rispetto al Potum pure sono upgrade significativi, 5 di skill e 4 di piede debole, 1,86 m per un giocatore che risulta molto veloce. Poi è dotato anche di un bel body type, perché c'ha un bel passo, un buonissimo tiro, così come anche la finalizzazione, un discreto passaggio corto, agilità 86 penalizzata un po' dall'81 di forza. Però questo potrebbe essere sfizioso sulla fascia, perché messo a correre, soprattutto a boostarsi coi doppi passi, potrebbe fare la differenza. Quindi occhi aperti su questo Rashford. Dani Alves, che purtroppo, come potete notare, ha come squadra il Brasile, perché la sua squadra di club non è presente all'interno del gioco. Rispetto alla carta base prende più 19 velocità, 5 tiro, 6 passaggio, 5 dribbling, 11 difesa e 18 di fisico, però risultando praticamente inibridabile. Poi come work rate ha alto normale, 4 skill, 3 piede debole, per carità veloce, c'ha anche delle ottime stats difensive, quindi tanta roba, molto agile, una buona stamina, tanta aggressività, pecca un po' di forza. Però questo come terzino per magari condurre palla, sbloccato, un po' più offensivo, è il top. Rimane il problema grosso, gigantesco, di come piazzarlo in squadra, visto che praticamente non linka con niente. Peccato. Cavani, per i fan del Matador, perché anche lui vedo una stranamente nazionalità Uruguay, visto che Cavani, se ricordo bene, è al Valencia. 3 skill, 4 piede debole, 1,85 m, 84 di forza, 86 di agilità, 84 di equilibrio, un buon tiro, scarso passaggio. Onestamente questo non è che mi faccia proprio impazzire, anche lui non riesce a prendere Lengti. Qui è un giocatore che è veramente proprio per i nostalgici, un po' come quelli che hanno sbloccato il Pipita, anche se il Pipita era molto più giocabile. Non vi consiglio Cavani, che in questa foto mi sembra più Human Safari, tra l'altro. Leroy Sané, 88, rispetto all'ultima versione uscita, l'86, prende più 2 di velocità, 3 di tiro, 2 passaggio, 2 dribbling, 2 difesa, 3 fisico, e un 4 skill, 3 piede debole, è dotato di una buona velocità, di una discreta agilità, un buon tiro, un buon passaggio corto, ma messo questo al referto, poco altro. Anche lui difficilmente ibridabile, essendo tedesco del Bayern, non ci sono queste grandi carte del Bayern che girano, tolti Mané e Goretzka, che comunque non sono ipermeta. Io lui non ve lo consiglio, e comunque non andrà via a troppi crediti, quindi magari ve lo potreste anche provare. Richarlison, 4 skill e 5 piede debole, rispetto alla carta 86, una serie di più 2, quindi upgrade esigui. 5 piede debole, 1,81 m, veloce sì, però anche molto pesante, dato l'83 di forza e la sua stazza. Infatti ha poco equilibrio, poca agilità, un tiro neanche così eccezionale, un buon passaggio. Onestamente questo Richarlison è un giocatore che io non ho mai capito su FIFA, perché vorrebbe essere un campione, ma purtroppo non riesce mai a sbloccare realmente il suo potenziale, quindi anche lui lo boccerei. Cosa che invece non farei con questo Alfonsino Davis, perché parte da esterno sinistro ed ha una bella carta, più 2 di velocità, più 14 di tiro, 5 di passaggio, 2 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico, 1,85 m, un fulmine. Buoni passaggi, discretamente agile, pecca un po' in forza e aggressività, ma poi anche delle buone stats difensive. Questo come esterno, magari anche in un 3-5-2, in un 5-3-2, potrebbe essere molto molto interessante. Messo lì a tutta fascia, potrebbe dare degli strappi interessanti. Chiudiamo con l'ultimo giocatore degno di nota, che è il Duca, Adrien Rabiot, autore di una stagione al momento incredibile per certi versi alla Juve. Rispetto all'IF si prende più 5 velocità, 3 tiro, 3 passaggio, 4 dribbling, 3 difesa e 3 di fisico. Il suo grande problema è il 3-3 di skill e piede debole e il work rate, perché poi per carità è un Gullit Gang, ha tutte le stats dall'80 in più, si muove discretamente, ha dei buoni passaggi, 80 di agilità per un centrale di centrocampo non è manco male, 86 di intercetto e tanta roba, buona la forza, pecca un po' in aggressività. Onestamente, se devo pensare centrocampisti di Serie A, questo parte un po' dietro quasi a tutti, però se lo volete provare il Duca, magari anche lui ve lo ritrovate non scambiabile, un try lo potete dare. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quali di questi giocatori vi sconfinfera, se vi aspettavate qualcosina in più. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, vi lascio un abbraccione, saluto da Riberoschi, ciao!